Per trovare numeri simili a quelli attuali della pandemia Covid in Abruzzo bisogna risalire indietro nel tempo fino all'autunno scorso, quando però il trend dei ricoveri e dei contagi era in aumento. Ora invece la pandemia è in regressione, così come era accaduto dopo il lockdown totale di marzo ed aprile del 2020. Allora, il 1° maggio, il giorno della festa dei lavoratori, era stato il segno della ripartenza, l'inizio dell'uscita dallo shock di un virus sconosciuto e mortifero, ripartenza che però si è poi rivelata traditrice in inverno. Questa volta non si deve correre lo stesso rischio e per questo la prudenza è d'obbligo, soprattutto per la persistenza delle varianti, ultima in ordine di tempo quella indiana, e nonostante le vaccinazioni facciano guardare all'estate e alla fine del 2021 con un moderato ottimismo. Così come registrato nei giorni scorsi, negli ospedali abruzzesi si stanno costantemente svuotando i reparti Covid di medicina e di terapia intensiva e questo potrebbe spingere il governatore Marsilio ad allentare in maniera più veloce le restrizioni con nuove riaperture. I numeri sembrano confortarlo perché nelle ultime 24 ore sono state 26 le dimissioni dall'area medica Covid, dove sono occupati attualmente 348 posti letto. Meno marcata la discesa delle terapie intensive a quota 32, meno 4 rispetto a ieri. I nuovi contagi sono 226, in leggero aumento. Sono stati eseguiti 4.775 tamponi molecolari e 3.115 test antigenici con un tasso di positività complessivo del 2,86%. L'aumento del numero dei nuovi contagi unito al lieve progresso delle guarigioni porta nelle ultime 24 ore ad una risalita decisa degli attualmente positivi, più 196, ora a quota 8.579. Il bollettino regionale purtroppo continua a registrare decessi, sono 5 quelli recenti, che portano il totale delle vittime da inizio emergenza a 2.408.